Tutto è cominciato più o meno 2 mesi fa. Ero in classe, stavo bene e stavo cercando, come sempre, di fare il minor danno possibile ai miei alunni. Avevo appena avuto la solita buona idea di inizio anno, ma poi spesso, con l'avanzare dell'anno scolastico, l'idea si rivela un fallimento. Ragazzi, vorrei che mi portasse una casetta così, di legno, con i buchi sui lati. La terremo sulla cattedra e ci metteremo dentro tutte le domande che vi verranno in mente. E poi cercheremo insieme le risposte. E i buchi a che servono, professore? Ci dobbiamo mettere le domande o i cuscini? I buchi servono a far respirare le domande. Le domande hanno bisogno di aria. Se una domanda è di corto respiro, anche la risposta sarà di corto respiro. Questo sta peggio dell'anno scorso. Sì? Qualcuno ha una domanda di lungo respiro da fare? Bene, con l'inaltissimo. Di pure. È sua la 500 rossa parcheggiata qua sotto? Che t'ho fatto con l'inaltissimo? Perché mi fai una domanda così scema? Che la stanno rubando? Guarda te, cigani! Fermatevi! E mi fate accontentare, mi faccio dare 10 giorni di sospensione! Acqua 500, adesso? Sì, ci tenevo con l'inaltesi. Certo, penso che questi sono momenti in cui una bella pistola farebbe comodo, eh? La do in testa la pistola. Ah, feeling class, eh? Capirà, mo' sta pure incazzato. Chissà che l'hanno mai fregato. Era un cinquino mezzo sgangato, mica a Mercedes, io. No, non era un cinquino. Era una 500L. L significava lusso. C'ero molto affezionato. L'avevo comprata a rate nel mio primo incarico annuale da professore quando mi avevano assegnato una cattedra a San Monaco Ruparo. Erano tempi in cui, se non mi avessero sbattuto a insegnare lì, in mezzo alle montagne dove senza automobile potevi spostarti solo a dorso di mulo, mi sarei fatto uccidere piuttosto che dare alla Fiat una parte del mio stipendio da insegnante. Appena preso la patente, era stato un grave errore degli esaminatori che avevano pensato che se uno fa il professore, presto o tardi impara anche a guidare. Falso. Ma che
stato? Chi urlava? Hanno rubato la 500 a Libra. Hai capito che danno? Era un 14. Ma che ne sai tu, Ricciardi, che sei nato, cresciuto e pasciuto sui 1300? Lo io ti capisco, Lipari. Lipari. Proprio lei andavo cercando. Ma cosa ti ha combinato? Niente. E invece sì. Ho scoperto che lei è l'unico insegnante a non aver ancora consegnato il piano didattico. Il piano didattico, lo sa cos'è il piano didattico? Ha presente quella cosa che bisogna fare all'inizio di ogni anno scolastico? Lo vuole costringermi a farle una lettera di biasimo. Senta, in questo momento... Ha preparato il test d'ingresso per i suoi alunni? No. Bravo. E come fa con gli obiettivi tassonomici? Come fa senza il piano a prevedere i tempi di svolgimento del programma? Come fa a valutare? Poco fa mi hanno rubato la 500. Era ora. Così non verrà più a scuola con quel catorcio. Si compri un motorino, Lipari, e si ricordi del piano. Lo voglio entro la settimana, improrogabilmente. Ma quanti megabyte c'ha il disk? Un giga? Ma te che, ma quale giga? Questo è a gasolio, lo dico io. C'ha manco Windows. Ancora qui voi. Via, forza. Corinaldesi, tu preparati che sei il primo della lista in italiano. Con te, Micheli, facciamo i conti dopo. Nel compito in classe mi hai scritto che Socrate era figlio di una lavatrice. Presto ho letto un appunti che ho copiato da Carli, lo giuro. Figlio di una lavatrice, così hai letto. Forse era figlio di una mandaia. Socrate era figlio di una levatrice. Un'ostetrica! Ah! Vai, 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 prima che ti strozzi con le mani mie. Non so. Vai in classe, Luisa, adesso. Luisa. Mi ha riconosciuta. Ma davvero le hanno rubato la 500? Non mi dica che era sempre la stessa. Purtroppo, quei soldi che ci danno. Lo so bene. Lo sai bene. Mi direi che anche tu. Sì. Professoressa. Visto che hai l'immeritata fortuna di conoscere una così bella collega, potresti almeno presentarcela? Luisa, Luisa Corleto, il professor Ricciardi, il decano della scuola. Salve. Onoratissima. Da che scuola vieni? Questa è la mia prima supplenza, sostituisco la professoressa Suburra. Deo gratias, la Suburra si è ammalata. Sono stata 2 anni in America come ricercatrice di biologia. In America? Sì. Veramente? E cosa è tornato a fare in questa valle di lacrime? A me piace insegnare, stare tra i ragazzi. Veramente? Sì. Luisa. L'avevo conosciuta lì, a San Monaco Ruparo, l'anno in cui l'avevo avuta per alunna. Quel mio primo giorno da insegnante. Era entrata in classe con le gambe che mi tremavano, ma con le idee chiare in testa. Chi è figlio di latifondista, medico, notaio, avvocato, impiegato, farmacista, tenente dei carabinieri? Sedetevi nei banchi di destra. Chi è figlio di operaio, contadino? Sedetevi a sinistra, su. Senza banco. Chi sei tu? Tiglia Michele. Si dice Michele Triglia, non è un verbale questo. Prendi un banco di là e portalo di lì, su. Allora, quelli a destra si leggono il primo libro dell'Eneide, mentalmente in silenzio. Gli altri invece lavorano con me. Adesso, leggiamo pure noi l'Eneide? Non ancora, Triglia. All'Eneide ci arriviamo dopo. Prima leggeremo questo. Perché dici un po' l'idea. L'ha scritto un gruppo di ragazzi come te, insieme a un insegnante molto meglio di me, contro una professoressa molto peggio di me. Posso passare anche io là? No. Io passo lo stesso. Luisa era poco più di una ragazzina, ma pure lei era L, come la mia 500. Chi sei tu?
Luisa Corleto. Cosa fa tuo padre, Luisa Corleto? È il sindaco. E non vuoi diventare sindaco anche tu? No. Io voglio diventare cattiva. Che mestiere è? Il mestiere di cattiva. Non riuscii a mettere insieme il piano né quella sera né nei giorni seguenti. Sarà stato il caldo di quell'autunno o la presenza di Luisa a scuola. Certo, ero stato contento di rivederla, questo sì. Ma poi non so cosa mi era successo. Il fatto che fosse lì a insegnare insieme a me mi sembrava una cosa strana, contro natura. Che guai, se la sta qua insomma con gli occhi, eh? Italiano, Triglia, devi parlare in italiano sempre, anche fuori scuola. Poi guardo quanto mi pare, perché sono scappo. Se tu non puoi guardare perché ti sei precocemente ammogliato. Farà il viaggio, Ramon, eh, presso. Guarda come fiocca qua. Qualche giorno dopo mettemmo in scena il reduce del Ruzzante, passandolo dal dialetto veneto al dialetto di San Monaco Leparo. La parte del reduce ero stato costretto a darla a Luisa. Era viziata e prepotente. L'aveva voluta per forza. Se ripenso a quella giornata, mi vengono ancora i brividi. Se fosse stato tu, a cosa sono stato io? Tu avresti fatto votare tutti gli esanti. Stanno paese, a tu non conosci nessuno. Insetto io. Invece gente che lucca, accidia, accidia! Gli artiglierie, gli scoppi, frecce, un tramento, compare taglia, morto, schiattato, casta via, madre, che si è rotto una mezza piede, e sapete quante volte, ecco finisa, finta morta, io mi fece passare sopra cavalli, gippone e carro armate. Ma non deve essere uno spettacolo da Ruzzante. Abbiamo autorizzato, preside, sullo sfondo della tragedia vietnamita. Ecco per la verità. Se uno sa difende la vita, qui esci, che non me ne dà valore. In che è, madonna? Ma non papà da rambacaso per andare al bruviare d'acqua a frusci. Mi venne un'idea migliore assai. Adesso, signor sindaco, per il momento più emozionante dello spettacolo. Dammi un caffè, ci compà. Sua figlia ha molto talento, sa? Legato sulla macchina noi e gliela rovino. Di Marie. Firma qui. Aspetta che leggi. Qui. Che leggi? Ci sono le cose che abbiamo concordato. La selezione di classe, l'attentato al diritto allo studio, il rifiuto della carta dei servizi, la stigmatizzazione dell'operato del preside oggettivamente connivente con questa idea di fare della scuola un'azienda tipo Toyota e noi ci opponiamo. Sono io, è una vita che ci opponiamo. Che c'è di più bello? Poi non è esagerato scrivere che l'unica carta dei servizi che siamo disposti ad accettare è quella dei servizi igienici. Ma non ti dice niente la parola provocazione? Poi sei l'ultimo al mondo a utilizzare ancora il verbo stigmatizzare. Su. 50.000. Perché? 50.000 sottoscrizioni. Ti scivolate, hai battuto la testa? Che la tua ex alunna me l'ha data. Forza, quella ricca di famiglia. Che ne sai che è una mia ex alunna? Me l'ha detto lei, sei stato suo insegnante. Quando ancora non eri un cataplasma come adesso.
Cataplasma, ha detto. No, quello ho detto io. In cui prendete... Abbiamo fatto le grandi pulizie, eh? La professoressa no, ha detto che se l'aula fa schifo passa la voglia di lavorare. Portava tutto lei, poster, puntine, stracci, eversivi. Bella iniziativa. Vi siete divertiti? Appresso, ma potremmo restituire la professoressa Suburra al ministero e tenesse quest'altra? È un attimino meglio. Hai dato la 500, questo? No. Difficile, eh? Oggi parliamo di un grande poeta latino. Micheli, vieni alla lavagna e scrivi. Mo' gli racconta questa stanza, pazzesco. Faccio dei racconti, va. Lucrezio, è sotto De Rerum Natura. Carli, vieni fuori di lì. Non è possibile che ogni volta che entro in classe vengo sul scherzo. Poi arriva tuo padre e vuole sapere che cosa combini a scuola. La prossima volta che l'incontro gli dico che passi il tuo tempo nell'armadio. Professore, ma che c'ha? Sei svegliato male? Che modo è questo di seguire la lezione? Professore, sentiamo benissimo. Da orecchio passare e dall'altro Eros. Gancia. T'ho detto 100 volte che quando entro voglio trovarti in classe. Era al bagno. Sei sempre al bagno. Ho avuto mal di pancia, ce l'ho ancora. Sono entrata solo perché sennò lei si arrabbia. Gancia, tu hai mal di pancia un giorno sì e un giorno no. Un'ora sì e una no. Un minuto sì e una no. Gancia. Fai piangi? Mio Dio, e che t'ho detto? Siete tutti testimoni, ho detto qualcosa che... La sfottuta, professore. Tu hai mal di pancia un giorno sì e un giorno no. Gliel'ha detto col tono da presa in giro. Gancia, io ti voglio bene, figurati se ti prendo in giro. Va, esci, va. Va a calmarti nel bagno. Lo vede, professore? Lei continua. Anche va a calmarti nel bagno, è sfottente. Lei certe volte ci fa male, nemmeno se ne rende conto. È giusto. Gancia, ti prego, va, su, va al bagno. Mi fa molto piacere se ci vai. Certe volte si può sbagliare tono, ma non è... Lei sbaglia spesso, però. Basta, Carli! E via quelle cuffie! Devo mandarvi dal preside? Me lo saluta, professore, il preside. Gli dica che lo saluta a sala. E gli dica anche che mi fa impazzire. Qualcuno vada a presa a gancio. Appresso, secondo me, quella tenda a piccar bagno. Ce l'ha per sempre sulla coscienza, eh? E fai lo spiritoso, fai. Che poi? Ma che hai scritto? Che ho scritto? Senti, quando ti mando al bagno, devi andare al bagno e rientrare subito. Scusa, ma questa qui deve stare in classe. Andiamo gancia, no, questa qui. Guarda, è colpa mia, l'ho trattenuta io, ero un po' giù di corda. Adesso un attimo rientra, va. Il preside si arrabbia se vede gente per i corridoi, su. E da quando ti preoccupi così dei presidi? Con gli anni si cambia. Tu invece sei sempre la stessa. Sempre la prima della classe, eh? Vieni, gancia, rientriamo in classe. Se me la lasci ancora un po'. Ho abbastanza esperienza per cavarmela da solo. Grazie. Gancia. Se ti viene da piangere, tu ti devi fare consolare da me, non dalla prima persona che passa. Che ne sa quella dei problemi nostri? È una che così come è arrivata, così se ne va. Tu devi sempre dire a me, professore, mi devi spiegare. Professore, io oggi piango per questo e per quest'altro motivo. Io ti capisco, ti consiglio e ti consolo. Ma come faccio a farmi consolare da lei se è lei che mi fa piangere? Sì, e non mi faccia piangere di nuovo.
Mangiamo qualcosa insieme? No, devo fare il mio piano didattico. Il preside mi sta assillando. Ah, se vuoi ti do una mano, tanto non ho niente da fare. No, grazie, faccio da solo. Ci mancherebbe. Ho visto che ti stai già dando abbastanza da fare. Hai fatto ripulire tutta la classe? Ma non tutta, bisognerebbe togliere di mezzo l'armadio. No, l'armadio no. I ragazzi ci tengono. Ci sono affezionati. Ci si nascondono dentro le loro cose. Funziona pure per imbucarci le lettere d'amore. L'armadio, veramente, ci sono affezionati. I ragazzi sono d'accordo. Ma lei è convinta? Mm-hmm. E come hai fatto? Ci ho parlato. Io ci parlo di tutto. Ecco. Allora fa una cosa per piacere, eh? Quei ragazzi, parlaci di tutto, ma non ci parlare di me. Dov'è il fresino qua? Fermo, ma che fai? Sto scendendo. Aspetta, ti volevo parlare di Gancia. Non capisco perché sei così duro con lei. Ah, Gancia, questo è il motivo del passaggio. Hai visto che è piena di lividi sulle braccia? Dice che il padre la picchia. Sono pieno di lividi anch'io. Non si vedono, ma ce li ho. Gancia la conosco come le mie tasche. Non ti preoccupare, la situazione è sotto controllo. Che ci potevo mai scrivere in quel cavolo di piano? Che non riuscivo più a lavorare bene? Che con quelli come Gancia non sapevo più cosa fare? Che mi ero dimenticato di come si può soffrire a scuola quando si è fragili, impauriti, senza vantaggi. Mi ero dimenticato, insomma, di come ero stato io a scuola. Come te la già dica, non è cosa. Chi la non è per te, chi le n'ha invesa. Che ve n'ha di che bella e chi è una rosa. Si poteva che chiagnera nascoso, basta la sienda a me, canone cosa. Mia madre si era messa in mente che io dovevo fare da grande, o l'ingegnere o il conduttore di telegiornale. Era quello che si aspettava per me dalla scuola della Repubblica. Per il mio primo giorno di scuola mi aveva cucito una cartella di tela e mio padre si era messo ad abbellirla disegnandoci sopra un pinocchio. Te fa perdere la libertà. E la scuola è sacrificio e il lavoro è una chiave. E decidi tu che preferisci. Scuola. A scuola. Brava, papà. Il silenzio è la cosa più importante e più difficile da imparare. Dunque, impariamolo. Incrociate le braccia dietro la schiena e rimanete fermi così. E ricordatevi, dovete parlare solo se interrogate. Passai così la mia prima ora di scuola, abituando il corpo all'immobilità, la bocca al silenzio, il cervello a pensare solo ciò che la scuola mi diceva di pensare, imparando a star zitto o a parlare solo se interrogato. Una sola volta in terza elementare non rispettai la regola e la maestra Magliaro me la fece pagare cara. Dimmi, Liberi. Maestra, io qui ho fatto un errore di calcolo. Lei non se ne è accorta perché alla fine il risultato è giusto.
Vieni, vieni qui, caro. Sì. Lipari ha sbagliato ed ha ammesso da solo il suo errore. Vorrei foste tutti così come lui. Bravo, caro. Torna pure a posto, caro. Aprite italiano. Può sapere perché ti agiti tanto? In piedi. Visto che hai tanta voglia di fare, recita la poesia che avevate per oggi per compito. Titolo I pastori. Settembre. Andiamo. È tempo di migrare. Ora. Ora in terra d'Abruzzi. I miei pastori lasciano gli stazzi verso... vanno verso il mare. Fiore, continua tu al posto del tuo compagno somarello. E vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che è verde come i pascoli dei monti, han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapore d'acqua natia, che gli rimanga nei cuori esuli a conforto, e lungo illuda la loro sete in via. Rinnovato a Noverga d'Avellana e van per un trattore antico al piano, quasi per un erba fiume silente sulle vestigia degli antichi padri. Oh, voce di colui che puramente. Forse ci potevo mettere la mia maestra nel piano didattico. O il mio compagno Fiore. O Luisa. Ero affezionato, sì, ma non vedevo l'ora che la supplenza finisse e se ne andasse. Perché ogni ora che passava in classe il suo prestigio saliva e il mio calava. Allora, vorrei che mi portaste una cassetta con i pugni. Perché le domande hanno bisogno di aria, di respirare. Corto respiro, lungo respiro, corto respiro, lungo respiro, corto respiro. Eccolo. Ops. Adesso vi faccio Gancia. Guarda Gancia come sei tu. Io non sono così. Sei anche peggio, sei. Molto spiritoso, complimenti. È stato? Scusi, professore, io non lo sapevo lei fosse romanista. Vergognati. Ma con chi parlo io? Al vento? Va bene, benissimo. Allora me lo fate apposta. Ma davanti qua, extracomunitario, è un insulto. Sara, non negare, sei stata tu. Carri mi ha scritto vandala, professore. Comunque, io non sono razzista. Però certi congolesi, certi marocchini sono proprio extracomunitari. Ma che significa? Perché? Che significa extracomunitario? Che sono fuori da comunità civile. Insomma, che razza di gente siete? Chi mi sa dire il significato di questa parola? Io, rosso, questi sono tutti razzisti. Gli extracomunitari sono quelli che non fanno parte della CEA. Non ho capito. Vieni a scrivermelo alla lavagna. Giusto, rosso? Ah. Giusto un cazzo! Non fanno parte della CEA! Non della CEA, che è la società elettrica. E tutto il lavoro che abbiamo fatto sulla società multiculturale. Ma che ci fate a fare qua dentro? Che ci fate a fare con voi? Vi fate fare solo figuracce e basta! Se urli così non riesco a far lezione. Scusa. Ma lo senti che voce ti fai venire? Sei roco. Ragazzi, una volta non era così. Una volta era una volta. Adesso è un'altra volta, eh?
Ho la voce che mi pare, permetti? Mi lasci lavorare? Bonomi? Oh. Mi rendo conto che il tempo passato in classe non è per te il massimo della felicità. Che ti devo dire? Speriamo domani di trovare degli argomenti interessanti anche per te. Speriamo. Bonomi, Bonomi. Ma come parli? Famo, dimmi, speriamo. Con quel tono lì, dove credi che finirai? Con quella voce, con quel dialetto. Liberi? Coniuga al trapassato remoto. Io ho guardato dalla finestra lo sfarfallio della neve. Con lo sguardo ho seguito una falda. La falda ha oscillato ed è caduta sulla strada bianca. Io ebbi guardato dalla finestra. Lo sguardo. Lo sfarfallio della neve. Ebbi seguito una falda. Si destra. Gesù, Gesù, Lipari! E che sono queste parole? Vieni subito qui, portami il diario! La professoressa Frasca non amava il dialetto e soprattutto non amava le parolacce in dialetto. Appena te ne scappava una, lei ti condannava a scrivere 100 volte delle falde di neve che oscillavano al trapassato remoto. Guardavo dalla finestra lo sfarfallio della neve. Con lo sguardo seguito una falda. Che è sta falda? Non so, ma... Come parlavo a casa, non valeva a scuola. Come parlavo a scuola, non valeva a casa. Mi sentivo spaccato in due. Guaiù, state zitto, la Vicenza da studiare. Atenti, pomponi, atti, pature, da cesti. Il padre, uscito, pomponi, atti. Che fai, dici? Studio latino. Bravo, pure io avrei voluto studiare latino. Mature. Perché? Mature, avverbio. Sarà anche l'unico adesso! Un signore è libero. Passa. Chi ci sta? Chi ci sta? Ci sta Donin. Padre, padre, sto facendo. Senti, ti va più là. Ma sto facendo sotto. Chi ci va? Come fermi questa cazze poi? Donin, e per favore. Ma come posso studiare questo creatore con questo bordello? Invece è bella mamma, te l'hanno fastidio, Ma proprio poi ci le sono da cessi. Ma proprio che cazzo fa sto cazzo di pati di pomponio attico? Decedere. Ma che bello c'è invece? Ma perché non te ne vai? Ma non vedi che ci stiamo concentrando? Le uniche parole difficili che pronunciavo ad alta voce in casa erano quelle dei compiti. Solo quando andavo a studiare a casa del mio amico Fiore mi concedevo qualche vocabolo speciale. Quanti libri avete qui? Ma 20.000 forse. 20.000? Allibisco? Allibivo solo con Fiore. Una volta però mi scappò di allibire con mio cugino Gennaro che faceva l'avviamento. Ignoravo allora che cosa avviasse l'avviamento e scoprii solo in seguito che avviava al lavoro manuale. Unghie nere, grasso dappertutto. Tipo mio cugino Gennaro, appunto, che una volta mi spiegò cosa bisognava fare per rendere meno solitario e più piacevole un altro tipo di lavoro manuale. Vici, siccome tu studi, ma che donna, quindi la voce come a questo. Amici! E auttai! E mi regà così, è più bene! Allibisco. Come, che ritto? Io non ci ho detto niente. Da allora, per anni, i cugini e i fratelli ai quali Gennaro aveva raccontato tutto mi soprannominarono Vicenza Allibisco. Maria? Sì, professore? Non trovo i ragazzi, posso passare? Passi, punta di piedi, resetta il muro. Punta di piedi.
Basta con gli scherzi, venite fuori. Lo scherzo è bello quando dura poco. Venite fuori! Maria, ci dia uno sguardo lei, non posso entrare, il bagno è nelle donne. Maria? Sì, professore. Allora? Mi hanno preso come ostaggio, dicono che mi rilasciano solo se lei non fa lezione. Lasciate immediatamente Maria. Venite, professore! Vado io il pesce d'aprile, siamo a novembre. Su, in classe, avanti. No, no, fermi, che è bagnato per terra. Aspettate che si asciuga. Pazienza, professore, non possiamo fare lezione. Siamo qua. Siamo qua. Possiamo, possiamo. Sì, possiamo. Sì, zitti, zitti. Zitti, per favore. Vediamo un po'. Corinaldesi, parlami delle tappe fondamentali del romanzo epistolare tra il 7 e l'800. Ma che è davvero questo? Lo sai o non lo sai? Non lo so. Tre. Gancia, dimmelo tu. Ho mal di pancia, professore. Cosa sono sti libri? Niente, sono cascata. E che ci fate qua dentro? Tu che ci fai? Io devo fare pipì. Grande! Benvenuta! Come no? Prego! Ragazzi, qui bisogna che ci diamo una regola. Molti di voi sono insufficienti, quasi tutti, anzi tutti. Siamo solo a novembre, ma molti di voi hanno il destino segnato. Prego, prego. Allora, non combinate guai, forse vengo da voi con un po' di ritardo. Il preside mi ha chiesto dei consigli sul rinnovo degli arredi. In classe, avanti. Presenti al muro, mi raccomando. Già, il rinnovo degli arredi. Il desiderio di Luisa di far bene si era alleato alla smania del preside di dare alla nostra scuola un'apparenza di ordine e di efficienza. Li vedevo sempre più spesso insieme, lei, il preside, e il presidente del consiglio d'istituto, che, per mia disgrazia, era anche padre della mia alunna Carla. Tra le sue molte cattive qualità c'era il fatto che ogni volta che mi incontrava mi chiedeva della figlia. Mi incontrava 10 volte in una mattinata, tutte 10 le volte mi chiedeva: senta, come va mia figlia? Glielo ho già detto ieri, fa sempre il solito scherzo, si nasconde nell'armadietto. Della figlia in effetti non gli importava granché. Il problema era che i compiti di italiano glieli faceva lui e sperava che lodassi la ragazza per sentirsi lodato a sua volta. Ha letto il tema a casa della bambina? Sì. Senta, che le è sembrato? Brutto. Si deve impegnare di più. Io? Cosa c'entra lei? Allibisco. Mi riferisco a sua figlia. Non mi faccia allibire, per favore. Carli? Sì, professoressa? Sì, scusi, ho dimenticato di dirle una cosa. Può venire un attimo? Sì, vengo subito. Ci vediamo, professore. Cos'è? L'hanno fatta preside d'onore, ma la professoressa nuova? Ragazza eccezionale, eh? Meriterebbe. Si vede che è stata sua alunna. Si vede? I giorni passavano, l'inverno era quasi arrivato e io continuavo a sentirmi impigliato in qualcosa che non controllavo più. Ehi, Parì, sono sempre senza macchina. Se vuoi ti vendo la mia. Una Fiat 147, bella macchina. Costruita col sangue degli operai brasiliani. Guarda, veramente, non potrei. Si dice che per protesta non hai consegnato il piano didattico annuale. Se me lo dicevi non lo consegnavo nemmeno io, no? Facevamo la protesta insieme. Guarda che non voglio fare nessuna protesta. Sì, lo so, ti conosco. Ti piace fare il cavaliere della Valle Solitaria. Me l'ha detto pure la tua ex alunna. Ha detto? Che siete goccio. È simpatica, eh? Mi vuole coinvolgere in un lavoro con gli studenti sulle energie alternative. È un vulcano.
scoppia il cervello. Pure la Gesù. L'unica cosa che parla un po' troppo col preside. Mi chiedo se è fidata. È con noi, contro di noi. Ma noi chi? Noi chi, storioni? Lasciami perdere. Facciamo? Ci compriamo la pizza rossa o le butto dentro per quando farai l'università? Non le butti dentro lo stesso. La Repubblica Italiana la pensava così. I miei genitori dovevano fare sacrifici. Io dovevo stringere la cinghia e sgobbare. Sgobbare e stringere la cinghia. Questo mi faceva venire in mente una mia vecchia zia, sorda come una campana. Come vai a scuola, vicino? Bene. Come? Bene. Come? Bene. Paciente. Siamo nati per soffrire, che ci potremmo fare? Detto bene, anzi, hai detto bene. Sentiamo, Lipari, dimmi il dativo plurale di pus podos. La zia aveva ragione, eravamo proprio nati per soffrire. L'insegnante di greco al liceo era una persona odiosa. Faceva domande strampalate, era fissato con gli accenti. Voleva che dicessimo Cleopatra e non Cleopatra. A chi aveva i capelli lunghi li tagliava con le forbici. E poi, se non rispondevi a una domanda, facevi una cosa mostruosa. Non mi viene. Che fai, scappi? Eravamo tutti terrorizzati. Tutti tranne uno. Fiore. Hai visto, Fiore? A che punto siamo? In questa schifezza di classe. Soltanto io e te sappiamo che il dativo plurale di pus è così. Veramente, professore, il dativo plurale è così. Il dativo plurale di pus è pusi. Va alla lavagna. Scrivilo 10 volte. Va. Fiore, perché mi devi far incazzare anche tu? Se anche tu mi vieni meno, che cosa devo fare? Mi devo tirare un colpo di pistola? Vieni, vieni. Vieni qua. Qui c'è scritto così. Quel giorno, grazie a Fiore, scoprì che si poteva contestare un professore, un uomo per me potentissimo e prepotentissimo, e dimostrare che la verità poteva essere un'altra. E scoprì anche che in nome della verità bisogna essere disposti a rischiare le palle. Mi hanno detto che mi cercava? Ah, venga, professore, venga. È tutta una questione di test d'ingresso, di razionalizzazione delle risorse umane, esattamente quello che il suo ex professore non vuole capire. Per capire capisce, ma non obbedisce. Che devo fare? Devo mettere sugli attenti? Lo trova spiritoso, dai, professoressa. Non mi dica. Trova spiritoso, dai, professore. Questo spirito io non lo capisco. Una volta mi faceva molto ridere. Poi però mi ha fatto anche molto piangere. Io? Ma certo. Se noi presidi potessimo selezionare e assumere direttamente i nostri insegnanti, la scuola cambierebbe subito, da così a così. Ci manca solo questo. Naturalmente il nostro professore non è d'accordo, del resto perché dovrebbe essere d'accordo? È di coccio, lo so. Ad esempio, mi può spiegare perché ci è voluta la signorina per segnalarmi che avete ancora in classe un vecchio armadio coperto di ruggine pericoloso per gli alunni? Non potrebbe essere un po' più collaborativo? Preside, quell'armadio ha un valore simbolico importante per i ragazzi. La professoressa Corleto è nuova. Preside, sa... io andrei. Non resti, resti. Preside, se mi voleva dire cosa voleva,
ho da fare anch'io. Allora immagino. Lei è dal 1987 che ha da fare. Scusate, ho la classe scoperta. Ho fatto fare una piccola ricerca. Lei si è approfittato dei presidi che mi hanno preceduto. Dal 1987 lei non consegna il suo piano. 10 anni di scuola senza programmazione didattica, ma si rende conto? Preside, sarò sincero con lei. Io non mi diverto più a insegnare. Ma lì per lei non è pagata per divertirsi. Non gli ha mai detto nessuno, glielo dico io. Si divertono gli operai nelle fabbriche. Si divertono gli edili sulle impalcature. Si divertono i cavalli da tiro. I cavalli da tiro? Io con lei ho avuto fin troppa pazienza. Ora io voglio i piani, lei domani me li porta tutti. Basta chiacchiere, voglio i piani. Preside, non ho piani. In questa fase non ho uno straccio di piano, va bene? Non so fare i compiti. Anche a me certe volte il tema non mi viene. Come ti chiami? Elena, sono la figlia della professoressa Gabbone. Che fai di bello? Imparo una poesia in memoria, I pastori. E quanti anni c'ha la tua maestra? 100? No, 35. Hai tacchi alti, una pelliccia rosa e la minigonna d'argento. E fammela sentire, va, sta poesia. La conosci? Disgraziatamente sì. Titolo: I pastori. Settembre, andiamo, è tempo di migrare. Ora in terra d'Abruzzi, i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare. Scendono all'Adriatico selvaggio, che verde è come i pascoli dei monti. Han bevuto profondamente ai fonti alpestri, che sapor d'acqua natia rimanga nei cuori esoli a conforto. E lungo illuda la loro sete in via, rinnovato hanno verde ad Avellano, e vanno per trattura antico al piano, quasi per un'erba al fiume silente. No, no, non erbal, erbal. Tu lo sai cosa significa erbal? No. È silente? No. Ve l'ha spiegato un pochino la vostra maestra questa poesia? No. E tu impari una poesia che non sai cosa significa. L'essenziale è che uno la sa. Hai visto com'è buona mia figlia? Lo sai che è stata lei a insegnare l'italiano alla filippina che ci fa i lavori a casa? Oggi non sapevo a chi lasciarla. A scuola sua fanno la derattizzazione. Ho detto tutto. Dove va? Hai fatto il piano? No, sono nei guai fino al collo. Guarda che il preside ha deciso di spezzarti le gambe. Lo sanno tutti che stai facendo una protesta contro la Toyota. La Toyota? Sì, questa storia della scuola come super azienda, tutte queste stupidaggini vostre. Ma che ne so, Storioni lo dice a tutti. Storioni è pazzo, lascialo perdere. Allora, comunque è inutile complicarsi la vita. Tieni. Questo è il mio di piano. Copiatelo. Non è molto educativo quello che stiamo facendo, collega. Beh, l'essenziale è che risulti che tu il piano l'hai consegnato, no? Meglio evitare grane, se si può. Andiamo, Elena, che io ho fatto tardi. Ah, Elena, ricordati che erbal, fiume silente, significa silenzioso fiume d'erba. Vale a dire una strada d'erba su cui tanti anni fa andavano i pastori con le pecore. Così, anche se non è essenziale. Sì, va bene, ciao. Ciao.
Adesso. 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 Voglio dire una cosa. Ancora sta canzone, Trigli. A me mi piace. Ma perché a lui se gliel'avete dato il libro e a me no? Crema l'ha chiesto. Lei legge i libri e tu ti fai dare 2 punti di sutura e 3 giorni di sospensione. Ah, ancora questa storia, questo. Quello provocava. Voleva vedere se tenevo le palle. Tenere le palle? Ma che italiano è? Poi chi non tiene le palle come le donne è meno di noi? Adesso, ma come mai tu tieni sempre ragione? Non è mica una cosa tanto normale. Perché ho studiato, Trigli. È quello che devi fare anche tu. Hai visto che brutti voti che ti hanno messo? Trigli, noi ce la dobbiamo fare. Noi? Lei ce l'ha fatta già. Io ce l'ho fatta a fa' chi? Io ce la faccio solo se ce la fai tu. Se ti fai bocciare, mi sento bocciato pure io. Facciamo un patto. O ci bocciano assieme o ci promuovono assieme. Se ti bocciano, smetto di insegnare. Divento vagabondo, mangio le radici e dormo nei fossi, lungo le strade. Allora vengo con lei, presto. Ci mettiamo insieme e facciamo tutto quello che non ci piace, senza mestiere, senza famiglia. Perdiamo tutto, presto. Pure le catene, ma queste che mettono me lo ricordo. Ce ne andiamo là, fin dentro quei monti, presto. Vieni qua, presto. Guarda che bellezza. Abbrezzano tutte cose. Ma tu guarda. Eccolo. Verbal fiume silente. Emarginazione, secondo te si scrive con 2 Z, sì. Zio o zione, 1 Z, sei un coglione. Luisa, te l'ho detto 1000 volte, di starci attento tu al tuo ragazzo. La scrittura non è un gioco, la scrittura è responsabilità. E mo? E mo ce lo troviamo così, via, via! Via, 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 via! Cercavo di insegnare loro a parlare e a scrivere bene, cioè a pensare bene e a agire bene. Cercavo di insegnare a non girare lo sguardo di fronte all'ingiustizia e al privilegio. Volevo che nella scuola trovassero quello che io non avevo trovato da ragazzo. Adesso, presso, frizione, folle, acceleratore, frizione, cambio. Presso, si fa così, annaggia. Presso, non si può. Sei negato, presso, perché tu non mi stai a sentire, ti distrai. Non ci stai con niente. Con la testa, Trigli, l'italiano. Non ci stai con la testa, si dice. No, no, tu non ci stai proprio con i piedi, presso. Perché la doppia è frizione, cambio, acceleratore, frizione. Io ho fatto. Ti ha fatto acceleratore, acceleratore. niente, ti cocci. Sì, però un po' sì, presso. Buoni, Non ci pigliamo troppa confidenza. E ti cocci, questo qui non si sa spiegare. Adesso mi fanno la vita. L'avevo detto di non montare tutti. Accelera, presto, su un po' sul blocco. Se ci beccano quei secchi di vernici siamo fatti. Non smetti di fare il cretino, sì.
Buonasera. Patente e libretto di circolazione. Sì, subito. Scusi, sa, ma la corriera non passava, faceva freddo. Sono i loro insegnanti, li sto accompagnando a casa, non potevo lasciarli lì. Dobbiamo fare un bel verbale. Io mi chiamo Michele Triglia, col nome prima del cognome. Abbiamo finito tutti in galera, sì. Buonasera, De Bernardi. Gli abbiamo chiesto noi di accompagnarci a casa. Ah, signorina, c'è anche lei. Mm-hmm. Va bene. Potete andare. Mi saluti, signor sindaco. Mm-hmm. Vada pure. No, mi scusi, non ho capito bene. Vada pure. Non ci fai più la multa? Non ce n'è bisogno. Non ci sono problemi. Non ho capito, scusi, in che senso? Non ci sono problemi di alcun genere. Prego, vada. Ma volevo che... se me la poteva spiegare questa cosa. Non ho capito, perché non ci fa più la multa? Abbiamo commesso l'infrazione, eravamo in 5 in macchina. Le ho detto che può andare, le ho detto che può andare, prego. Ma è scemo questo. Ma perché? Va bene, così si accomoda. Mi scusi, sa, non per la questione insisto, di principio. Ma prego, scusa. Lei ci ha fermato, giustamente ci ha fermato, però... Non si preoccupi, io ci tengo... vada pure. No, volevo discutere questa cosa. Io sono disarmato, lei non può toccarmi né farmi niente. Mi vuole per cucire? No, non la voglio per cucire, per favore. Allora cosa mi vuole fare? Io stavo parlando col brigadiere di questa questione. Perché non si può andare avanti così, non c'è nessun problema. Mi stava facendo una multa, signor brigadiere. Ma deve fare, ha sentito che andare, era il sindaco, ma allora ha detto non fa niente. Siccome questa storia in Italia deve finire, perché deve finire, perché non è possibile che si va avanti in questo modo, con questi sistemi clientelari, perché sia chiaro, questo è un sistema clientelare. No, io non vado da nessuna parte, io voglio che mi si faccia la contravvenzione. È da fare? Sì. Si è deciso a fare il piano? No, lo copio. Vuoi sapere da chi? Da Gabbone. Sì, signori, io copio il piano della Gabbone. Che c'è? Non dici niente? Dì pure quello che penso. Dico che sei un mascalzone. Ho saputo dal preside che da 10 anni non presenti il piano e adesso hai deciso di salvare la faccia presentando quello di Gabbone. Beh, allora? E allora ti diffido dal copiare il piano di Gabbone. Ma te che te ne importa? Che c'entri tu? Centro, sì! Quel piano non è della Gabbone, è mio. Lei se l'è copiato da me. Gabbone continua a fare la generosa con il sudore degli altri. Chi si aggiorna qua dentro? Chi legge? Volete farvi grandi con la fatica mia? Se ti azzardi a copiarlo, ti denuncio. Così finiamo tutti sui giornali. L'inverno arrivò all'improvviso, il 9 di dicembre, esattamente 2 settimane fa. Ricordo la data, perché quel pomeriggio era il giorno di ricevimento dedicato ai genitori. Si era messa a tirare la tramontana, ma senza curarsi del freddo, un'orda umana di proporzioni impressionanti si andava riversando verso la scuola. Questi ci massacrano, siamo troppo pochi. Io sono tranquilla. Eh già, tu sei una di quelle che ce la fa sempre, no? Eri rimane la figlia del sindaco e i figli di sindaco ce la fanno sempre. Senti, sono stanca. Cosa ho sbagliato? Hai fatto la brava. Tanto già lo sapevo che eri brava. Ma io volevo solo che tu mi dicessi, non lo so, sono contento di come sei diventata. E invece arrivo, ti ritrovo e non mi chiedi niente di me, dei compagni di classe di una volta. Di nessuno. Ormai ho alle spalle un esercito di nessuno. Non mi posso preoccupare di tutti. Non dormire la notte. Li vedi? Tutte queste madri e padri si aspettano da noi chissà che gli trasformiamo i figli, che li facciamo diventare tutti principi, principesse. Che dobbiamo fare? Illuderli? O dire loro la verità? Scusate, stavo cercando la professoressa Corleto. Non l'ho mai vista e non so... Sì, sono io.
Buongiorno. Buongiorno, mia figlia non fa altro che parlare di lei. Prego, accomodiamoci in un'altra stanza. Ma prego, convinca mia figlia a togliersi questa riga che ha in testa, che mi va in giro poi con dei tacchi così alti. Come va, ragazzo? Male. Molto male. L'area cognitiva lascia molto a desiderare, signore, molto. Sua figlia è forte, sa. Sa tutto sui computer. È l'unico che è stato in grado di farmi capire cos'è un bit e cos'è un byte. Io mica lo sapevo. E quanto gli ho messo? 4. Io insegno diritto, mica informatica. Comunque, insomma, il 4 che ho messo potrebbe anche diventare un 5 in gennaio. Però, insomma, il ragazzo ha delle lacune culturali veramente grosse. Però non è colpa sua. La colpa è delle condizioni in cui siamo costretti a lavorare. Pensi che per certa gente bocciare gli ignoranti è un crimine efferato. Ebbene, io sono un vero criminale. Oltretutto, milioni di lavoratori sono stati espulsi dalla produzione per colpa del computer. Io li odio i computer. Il mio motto è opponiamo al silicio il silenzio. Da quando c'è lei, questo mi salza la mattina e scatta per letto per venire a scuola. Viene a scuola contento. Forse professore un corso di recupero. Ma chi organizza il corso di recupero? Lei non sa i problemi che ci sono qui. Abbiamo i topi. Lei che pensa? Mi consiglia di portarlo da un psicologo o da qualcuno? Ma professore, un piccolo aiuto? Guardi, io so 2 anni che mi ripete. Il padre di Corinaldesi. Vedo che si ricorda. Ehi, ti accomodi, parliamo. Professore, visto che questo ragazzo non va bene, 3.3 se quest'anno. Il padre di Lipari, scommetto. Vedo che si ricorda, professor Collina. Perbacco, come no, come no. Come va questo Lazzaroneca? Ah, bene, bene, bene. Questo è un ragazzo che ci darà grandi soddisfazioni. È sveglio, intelligente, portato per lo studio. Però, spassionatamente, è un po' povero di basi. Vogliamo dirlo? Diciamolo. È povero di basi, soprattutto il latino. Ora io mi domando e dico, vogliamo rovinarci il futuro per un poco di latino? È peccato, è peccato. Ecco, a tal proposito, io ho questa professoressa che è brava, capace. La professoressa Sollazzo era la moglie del professor Collina. Era bellissima. Vedi, e pezzo. Mi convinsi a quell'epoca che le case dei laureati dovevano avere per prima cosa i pavimenti ben incerati. Ma mai segretamente per un anno intero, mentre mi dava lezioni di latino a distanza. A distanza sì, perché era sempre in un'altra stanza a passare la cera. Lei che dice? Una donna mi ama da me e a me. Il metus vicenzi. E de paura. E femmine si mettono pure coi ciucci. Fammelo piacere, vici. Fammi a prendere un bicchiere d'acqua. E su bicchiere d'acqua arrivano! E chi ci sta meglio l'acqua vicino? Grazie, arrivederci. L'hai portata bene, professore. L'ha rubata a Michele, è contento? Che ci avrà messo Michele qua dentro, eh? Che c'è?
Professore, è così bello, lei lo sa. Però per favore, non dica a mio padre che fumo. Quello è già incazzato perché ho preso 3 al compito. Ma come ti sei conciata, Sala? 2 chili di rossetto, non è possibile. Il preside piaccio così. Il preside? Quello è mica fa schizzignoso come lei. Anzi, ha detto pure che mi porta a cena fuori. Sì, vabbè, ciao. Lascia in pace il preside, Sala. Tu giochi a fare beautiful, quello magari ci crede. Mica è tanto intelligente, sai? Sembra intelligente, invece... Ecco, mi pare, professore, mi raccomando, non dica che fumo, eh. Albert, come va? Dov'è l'ultima volta che ci siamo visti? Alla manifestazione sindacale, mi pare, eh? Ho visto che ha dato 3 a mia figlia all'ultimo compito. Che c'aveva che non andava? Ah, il tema. Allora, il tema era... Descrivi una coppia che decide di fare un viaggio. Il tuo figlio, guarda figlio, mi ha descritto un personaggio di fantasia di nome Giada, che di mestiere fa la fotomodella, che fa una vacanza insieme a un pilota di Tornado in Kenya. E allora? Beh, io avrei voluto che i ragazzi parlassero della loro realtà. Ecco, tu, per esempio, di mestiere fai l'edile specializzato, stai tutto il giorno sulla betoniera, una vita di sacrifici. Guarda che comunque ho messo 3 a tutti, eh. Perché guarda un po' le coppie che si erano andate a ambientare. Allora, un giornalista e una giovane antiquaria che andavano per fiordi norvegesi. Oppure questo, una spogliarellista e un suonatore di sax nel deserto magrebino. Insomma, non so se mi spiego. Tu, sulla betoniera, una vita di lotta. E tua figlia, fotomodella, in giro per il mondo, in Kenya, col pilota ritornato. Fotomodella o no, lei deve correggere il compito e basta, senza impicciarsi. E poi la smetta di ronzare intorno a mia figlia. Ronzare? Perché commenta sempre come si veste? Mia figlia mi dice tutto. Vuole fare la fotomodella? La faccia. Ti ci metterei a te sulla betoniera. Sala, ma che dici? E non darmi del tu. Chi ti credi di essere? Abbiamo mai mangiato nello stesso piatto? Oh, lunga vita al compagno Sala! Ma vaffanculo pure. Mi sa che aveva ragione il padre di Sala. Forse non sapevo mettere a frutto il bisogno di vita di sua figlia. Da che dipendeva? Dal fatto che ero cresciuto in una scuola che non sapeva cosa fosse la gioia di vivere? Una scuola che sotto sotto predicava solo il castigo, la pena, il dolore. Beh, ma la concezione del dolore in Manzoni e Leopardi. Riflessioni e commenti. Avanti. Si esprima il candidato sul ruolo del dolore nell'opera di Manzoni e di Leopardi, evidenziando con esempi la differente funzione assegnata dai due autori alla sofferenza come esperienza conoscitiva. Livari sono io, Fiore. Di la verità, non te l'aspettavi di fare l'ultimo esame con me? Vabbè, facciamo presto presto. Mi dici la concezione del dolore in Manzoni e Leopardi e te ne vai a casa. Oddio santo. È questo quello che vuole da te la tua professoressa? La concezione che Manzoni e Leopardi hanno del dolore? Stammi bene a sentire. Raccontane questo alla professoressa. Leopardi riteneva che non se ne potesse più di piagnistei. Lui pensava che la politica vera era dare al mondo distrazioni vive, occupazioni grandi, movimento, vita. Lui pensava che il fallimento maggiore della politica stava nel non mettere a frutto gli ardori giovanili. Tu lo sai cosa sono gli ardori giovanili? E il desiderio di vivere che hai dentro, sì, anche tu, e la rabbia per non poterlo gridare. Ricordo ancora quello sguardo miope che all'improvviso si accese di interesse. E fu allora, per la prima volta, che scoprii che mi piaceva insegnare. E a un tratto mi resi conto che trasmettere abilità rende abili, che trasmettere intelligenza rende intelligenti, che trasmettere speranza aumenta la speranza. Cominciai a insegnare per questo, per togliere l'opaco dagli occhi dei miei alunni. La società adulta che non mette a frutto la vostra voglia di cambiare, una società da cambiare. Il sistema che indirizza il vostro desiderio di vita verso cose meschine e colpevoli
Questo pensava Leopardi, altro che la funzione del dolore. Non se ne può più della funzione del dolore. È possibile che in questo paese non si riesca a superare neanche un esame da vigile urbano senza sospirare su come soffrivano Leopardi e Manzoni? Triglia, cosa c'è? Non riesci a seguire? No, seguo, questo sì. Solo che se lei non guarda mai da questa parte, io mi distracco. Vi guardo tutti. Sarò. Sta arrivando il padre di Gaccia. Ci parliamo insieme. Eh? Sì. Sono il padre di questa qua. Sono venuto a sentire come va. Senta, forse prima di parlare del profitto sarebbe bene parlare della ragazza, dei problemi che ha. Ma che problemi? La ragazza non ha problemi, la ragazza deve dar tutti e basta. Guardi, noi pensiamo che forse in famiglia... L'avete interrogata? Com'è andata? Si metta seduto. La ragazza non può fare bene se... Sentito? Lo sapevo io, non va bene. La devi da far finita di andare presto a quello stronzo col fuoristrada. Ammazzo prima a te e poi a lui. Non c'è bisogno, ma ammazzo prima io. Ma chiudi quella bocca. Ah no, questo no. Questo qui no. Ma non chi... deve alzare le mani. Questo lei non ma lo può fare qui. Ma chi sei tu? Ma vai finire tu a campo. Presidente! Ma Mario, che non parli in nome di te. Ma che è successo? Sì, grazie. Finalmente, professore, tutto bene? Ha letto il compitino della bambina? Come l'ha fatto? Gaccia! Come faccio a farci male? Allora è proprio vero, sono io che ti faccio piangere. Oh, perché sarà mai? Per uno schiaffetto. Guarda qua, questo segno. Questo sì che faceva male. Un colpo di spranga. Erano anni duri quelli. Avevamo perso. A quel punto ero convinto che ci avrebbero stanata una a una e ce l'avrebbero fatta pagare. Anno 1978. Colpo di lacrimogeni in pieno petto. Ma che schifo, ma copri tutti quei peli che la fai spaventare, no? Mamma mia, quanto è peloso, professore. All'improvviso provai per Luisa una grande tenerezza, come se il gelo che c'era stato in quei giorni si fosse sciolto lì, per amore di Gaccia. E mi stringeva il cuore il pensiero che all'inizio delle vacanze di Natale se ne sarebbe andata via e l'avrei persa di nuovo, un'altra volta. E andiamo! Le volevo chiedere se potevo uscire alla fine della terza ora. Non posso darti il permesso, Gaccia, ci vuole la firma di tuo padre, sei minorenne. Ma perché vuoi uscire? Che ci fai fuori scuola? Aspetto che passi un miliardario e mi porti via da sta monnezza. Gaccia, un miliardario qua fuori non ci passa nemmeno se ce lo costringono. Vieni, andiamo in classe, mamma. Professor. Che deve fare? Piano didattico. Devo dire qual è il livello della tua preparazione, come voglio intervenire io, cosa ti voglio insegnare, come ti voglio valutare, insomma, cose così. Vuole che io ho detto io un piano gagliardo? Rinaldi, per piacere. Ci scriva. Caro preside, il mio piano è questo. Stasera vado in discoteca con Corinaldese Emiliano, che mi insegnerà cos'è la vita finalmente. Partenza alle 20:30. Il Renault Clio Williams 16 valvole. Guida Corinaldesi perché se guido io facciamo l'alba. Le donne le porta lui e verso mezzanotte siamo promiscuità di Rimini. Promiscuità? Promiscuità a chilometro più, chilometro meno, una volta lì. Alcol, fumo, una pasticchetta volendo e le donne sulla spiaggia. E questa sarebbe la vita? E che è se no? Nel piano didattico dove sta?
Vuoi che faccia un piano didattico senza nemmeno accennare un po', che so, alla concezione del dolore di Leopardi, Manzoni, senza citare Dante? E ci mette che Dante si bucava. Tu che ne sai? Si capisce quello che scrive, professore. C'aveva le visioni. Era fatto come una cucuzza. Non ci riesco. Non ce l'ho un piano didattico. Te ne rimani accorta, Sala? Certo. Mi vado a fare una pizzetta. L'unico motivo per cui vengo ancora a scuola. Mi accorta anche di questo, sì? Certo. Presidente. Cosa sta cercando a me? Aspetta, qui. Tu l'hai mai visto? Sala. Preside, finalmente soli. Il professore non ci sta. Che? Una cosa per te. Vabbè, grazie preside. Dopo me la leggo. Arrivederci. Preside, cercavo... Lei signorina? No, no, per la verità cercavo il professor Lipari. Ah, era qui all'ora precedente, la prossima è mia. Ma che devo fare con quell'uomo? Siamo arrivati alle vacanze, stamattina dovevo consegnarmi i piani, sparito. Ma mi dica lei che lo conosce meglio di me. E Lipari è un insegnante particolare. Ma su questo non ci sono dubbi. Prende tutto sul serio, si tormenta più del comune. È tutto ingarbugliato. Ma è un insegnante eccellente. No, io ho molta stima per lei, signorina, ma stavolta mi permetta di contraddirla. Lipari è solo un arruffone, molto fumo, niente arrosto. Lei senz'altro si sarà presa una cotta per lui da ragazzina, come succede a tutte queste nostre alunne che ci vedono così distinti, autorevoli, esperti, colti, e si innamorano subito di noi. È vero? Confessi. Sì, è vero. Mi ero innamorata. Io parto domani mattina. Se quello che arriva al posto mio non vi piace, mi raccomando, non lo prendete di petto. A poco, col tempo, rieducate. E mi raccomando a Triglia, eh? Se so che si è perso per strada, vengo qui e me la prendo con te. Quando arrivo in classe, tanti anni fa, noi pensiamo tutti, chi più o chi meno, che se non lo perdevamo ci sarebbero successe cose meravigliose. Se invece ci lasciava, le cose meravigliose sarebbero successe soltanto a lui. L'armadio è ancora lì. Scusa, Carli, fammi un favore. È venuto tuo padre a caricare la roba da portare via. Digli che mandi qualcuno a portare via anche quello. Ma non vogliamo prima sentire il professor Lipari? Dice che l'armadio è un luogo a cui i ragazzi sono affezionati. Anch'io sono molto affezionato a mia moglie, ma la darei via volentieri. Ragazzi, voi che dite? Lo buttiamo. Tu, Corinna Desi, che pensi? Io per me sarei contrario. Certo che proprio l'hai detto in pessimo stato. Manco tanto, professore. Ma che ci tenete qua dentro? Lo scheletro, il famoso scheletro nell'armadio, per fare l'anatomia. Ha ragione, Corinna Desi. No, guardi, per quanto ne so io, l'alunno Corinna Desi non ha mai ragione. Preside, se lei ci porta via l'armadio, noi facciamo sciopero bianco. Famo il sit-in. Hanno capito che te ci potremmo pure da fuoco a scuola? Ma che cosa ha di così importante questo armadio?
Preside, quando noi ci attacchiamo alle cose è come se ci entrassimo dentro. È come buttare via noi stessi. Vabbè, ve ne mando un altro nuovo la settimana prossima. Su. Che c'è stata caricata? Per rottame. Ah, per rottame. Nella mia scuola l'unico che dà ordini sono io. Mamma mia, regà, mi porta la discarica, non ce ne rischia il professore. Sarà contento, la mia eroica. Un paio di banchi rotti, tre sedie e poi questo armadietto di metallo che stanno tirando sotto, va bene? Te la firmo, così la porti in segreteria. Buongiorno, Carlo. Sì, vieni. Controllatina. Senta, la mia figlia, che mi dice? Le dico che le deve lasciar fare i compiti da sola, va bene? Se poi le vuole che le assegni dei compiti anche a lei, me lo dice e io lo faccio. Sono contento che lei non ha voglia di studiare, sa? Vedo che sta sempre qui, Le piace la scuola? Si rammarica che non ha studiato da ragazza. La ricreazione alla pizza la vuole rossa? Veramente io preferisco bianca, comunque. Va bene, bianca, me ne occupo io. Non è mai troppo tardi, ma i compiti che do a sua figlia li deve fare sua figlia, no? Se no che impara? Io imparo un sacco di cose. Ma no, lei! Sua figlia! Come glielo devo spiegare? Sua figlia! Guancia, come sei vestita? Arrivederci, professor. Dove vai? Non ci torno più a scuola e manco a casa. Ma che dici? Perché? Una volta l'ho scritto in un tema il perché, solo che lei mi ha dato insufficiente perché avevo messo due condizionali al posto di due congiuntivi. Che tema? Boh, era l'anno scorso, chi si ricorda? Pensa a tuo padre. Cioè, no, se te ne vai, quello ti uccide, Auguri, professore. Dov'è Caccia? I ragazzi mi hanno detto... Eccola lì. Gancia, quella non è la vita. Tra un po' ti succederanno cose bellissime. Basta avere un po' di pazienza. Lascialo perdere quello lì, non è neanche miliardario. Dove sarà il 1995? Che spreco di ceralacca, guarda. Dove si usa più la ceralacca? Soltanto qui a scuola. Ma è possibile che non ti ricordi qual è il tema che diceva Gancia? È possibile, sì. In 20 anni avrò dato un migliaio di temi. Ce l'ho tutti qui dentro, come una marmellata. Non me ne viene in mente nessuno. Nemmeno i miei? Dei due mi ricordo che non c'era niente da correggere. Ogni tanto mettevo dei frighi rossi così, tanto per darmi importanza. Forse quelli. Mannaggia.
Lipari, sei qui? Ti vuole il presi? Scusate. Ma che è un'altra forma di protesta? Vuoi distruggere tutto il deposito dei compiti in classe? Bella idea, conta su di me. Non voglio distruggere niente, sto io. Per piacere, eh? Va, va. Vabbè, è inutile che lo cerco questo tema di gancio. Mi sa che ce l'ho a casa. Ogni anno un po' dei nostri ragazzi non vengono più a scuola e non se ne sa più niente. Io ne ho visti tanti, ne ho persi tanti. Io no. Per quello che sei un po' triste? Ma per tante cose. Guarda qui, me l'ha dato Sara. Una cosa scritta per lei dal preside. La saetta mia cara, abbaglio del lampo che ti guizzava nel cielo del collante, fino alla gonna, fino alle mutande, m'arroventava con un tubo al neon, mi caricava di elettricità. Bello schifo, no? Non ci si può credere. Si diventa matti a stare qua dentro. Quando parti? Il treno è tra un'ora. Hai obliterato, sì? Mancano ancora 10 minuti. Senti, te lo volevo sempre chiedere, ma che fine ha fatto Triglia, Quando è che vi siete lasciati? Cos'è, si è messo con la figlia del fornaio, quella che ti avrebbe cavato gli occhi se avesse potuto? Pensavo fosse la prima cosa a venirti in mente. Triglia, dopo che ti facesti trasferire, fu bocciato. E l'anno dopo fu bocciato di nuovo. Che peccato. Però anche tu, te l'avevo detto di starci attenta, no? Ci sono stata attenta. Dopo essersi ritirato da scuola, fece un corso professionale. E mio padre lo aiutò ad entrare alla Fiat di Melfi. Però non ha resistito. Gli venne una brutta depressione, si licenziò. Poi? È morto 3 anni fa. Ma che dici, Triglia? Beveva e fumava molto. I ragazzi in paese stanno seduti al bar e fanno solo questo. Qui su questo quaderno aveva cominciato a scrivere così le cose che gli venivano in mente. L'ha lasciato a me. Me lo porto sempre dietro. Volevo dartelo la prima volta che ti ho rivisto, però poi ho pensato che ti eri completamente scordato di lui. Che l'avevi cancellato. Mi ricordo tutto. Anima mia, torna a casa tua. Mi sa che abbiamo bucato, mi treme tutto il volante. Figlia, mi fa il piacere, vai più con là. Stai attenta, Triglia, aiutalo. Se so che si è perso per strada, vengo qui e me la prendo con te. Anima mia, torna a
casa tua. Tornerò dovessi odiare questa cura. Quando te ne andasti io soffrì moltissimo. Insomma, credevo di non riuscire a crescere senza di te. E non era vero. No, non era vero. Però pareva vero. E faceva male. Peccato. Magari potevamo essere felici. Neanche adesso avremmo potuto essere felici se tu non fossi stato così stupido in tutto questo tempo. Lo sai, in tutti questi giorni ho sempre pensato che avessi ancora l'età di quando eri la mia... No. Non sono più la tua alunna. Ho un mestiere ormai. Eh già. Il mestiere di cattiva. Insomma, Luisa l'avevo persa di nuovo, ma 500 invece l'avevo ritrovata in uno sfasciacarrozzi. Giorno, buongiorno. Dove andate? Giorno, palestra. Allora adesso è l'ultimo giorno, abbiamo deciso di farti sfidare in palestra. Uomini contro donne, all'ultimo Se gli amici ti tradiscono, se si pentono, possono essere ancora considerati amici. Se il tuo amore ti tradisce, lo puoi ancora amare. Ma leggetele voi. Dirocco, questo è tuo. Cosa dobbiamo pensare all'ingegneria genetica? Lei, professore, se farebbe metterci in tutta una provetta. Ci dobbiamo credere o no ai fenomeni paranormali? Esiste la vita dopo la morte? Può piangere la storia della Madonna? Professore, se lo sposerebbe un tossico, pensiero positivo, un senegalese? Ma professore, ma come che certe volte provo cose per cui non ci sono parole? È vero o non è vero che c'è una parola per tutto? Ragazzi, non è semplice. Io non so, non lo so proprio. Comunque, bravi. Belle domande. Grazie. Il time out è finito. Bravo. Il time out è finito. I 3 mesi dell'anno scolastico non erano terminati. I ragazzi erano lì, mi facevano stare bene. E insieme a loro mi pareva di aver ritrovato anche Trigli.
Patricia, una volta mi scrivesti in un tema pieno di errori che volevi vivere tutta la vita in uno stato d'ebbrezza. Qui ci vuole un apostrofo, dissi io, di apostrofo ebbrezza. Ma tu insistevi che avevi scritto bene. Volevi vivere proprio in uno stato di brezza, nel senso di brezza. Volevi cioè essere come un vento che va dappertutto, ma gentile, senza rovesciare cose, senza battere i piani. Sì, professore, dicevi protestando, è facile leggere i compiti di Luisa, troppo facile. I tuoi no, è vero, non era facile. La scuola non li sapeva leggere. Oggi ho deciso di cominciare a scrivere. Mi fa fatica qua dentro al bar con uno che mi dorme davanti, gonfio di birra, ma lo faccio lo stesso, tanto per sentire che tengo ancora una testa. Lo sai, Luisa, la storia non è quella che diceva Lipari. La storia è questo giorno qui, questo paese che non cambia mai, queste strade che non portano da nessuna parte. Ecco, sto scrivendo. Scrivere aiuta a vincere la paura e aiuta a capire. Lo diceva il professore, te lo ricordi? Sto scrivendo, professore. Sto provando a capire e a non aver paura. Sei contento, Presso? Va bene così? Anima mia, nella stanza tua c'è ancora il letto dove l'hai lasciato tu. Presso, ecco il cane, eh? Calmo, tranquillo. Presso, non ti agitare. Vai piano. Scala la marcia, Presso. La marcia, scala la marcia, presso la marcia, scala! Scala, presso, scala! La marcia, presso, scala! Non ci stai con piedi, presso, la